Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi viene da andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Stamattina diretta un po' diversa, tra virgolette diretta annunciata, perché sì, ieri sera ho fatto un ultimo post dove ho scritto: domani mattina parlerò di questo, questo e questo. Sì, il mio format molto particolare che va sempre a cambiare, ad adattarsi anche alle richieste. Primo argomento di cui parlare è sicuramente il dubbio, la perplessità, le domande che mi vengono rivolte ai cittadini all'indomani di un mio post fatto 2 o 3 giorni fa sul mio profilo Facebook. Questo post io ricondividevo sostanzialmente un video che avevo pubblicato nel 2017, dove si parlava di zona industriale, petrolchimico, veleni e morti per tumori, morti e dolore in genere. Da quel video poi, negli ultimi anni, successo di tutto, no? Fino ad arrivare, fateci caso, alla pandemia. Immediatamente dopo, durante e dopo la pandemia, di fatto non si è mai più parlato di tutto quello che abbiamo detto. Eppure nel frattempo mi avete testimoniato, e io vi ringrazio di questo perché sono cose molto personali. Quindi capisco anche, tra virgolette, lo sforzo. Ho avuto appunto da parte di diversi cittadini testimonianze che in questi anni si sono trovati casi in famiglia di diagnosi gravi. Io non sono un tecnico, non sono un tuttologo, però mi piace sollevare dubbi, perplessità, domande. La prima tra tutte, che voglio essere sempre propositivo, uno dei temi era sicuramente le bonifiche. A che punto erano? Ripeto, parliamo del 2017. Sono finite le bonifiche, tutto è stato sanato, il territorio non se ne parla più. Gli odori, io degli odori vi posso solo dire che ogni tanto cerco con il mio gruppetto di persone che mi seguono di far scattare il NOSE, quel naso elettronico quando ci sono le puzze. E allora cerchiamo di far sì che, facendo più segnalazioni, si attivi. Ma anche lì, poi cosa succede? Non ci sono notizie. Vi ho dato il silenzio della politica tutta, mi sento di, come dire, pensare che magari va tutto bene, madama la marchesa. Eppure, apro e chiudo parentesi. I comuni incassano, penso, bei soldini, perché in virtù di tutti gli spettacoli che vengono realizzati con personaggi dello spettacolo nazionale, internazionale e quant'altro, evidentemente prendono dalle aziende bei soldini. Quindi, non lo so, secondo me forse tenere un po' più alta l'attenzione sull'argomento non sarebbe male. O magari, se magari qualcuno mi volesse smentire e dire: no, guarda, tutto bene, perché adesso quest'area l'abbiamo bonificata, questi altri lavori già sono programmati, partiranno. Io in realtà l'ultima cosa che ho sentito di negativo è stato lo scandalo dell'IAS, ma anche lì il governo regionale, credo, tra virgolette, abbia insabbiato tutto. Poi non so se tecnicamente cosa è successo, però il controllato che controlla il controllore, e poi scattano determinate scandali e quant'altro, lasciano quantomeno basiti. Quindi da questo momento ogni tanto farò delle dirette dove ritornerò, perché mi sembra, ho come l'impressione di essere l'unico che oramai ne parla, come se tutto, quanto è, 60 anni, 80 anni chiamiamolo odori molesti, con tutto quello che ne deriva, siano stati archiviati, cancellati con un colpo di spugna. Così credo non è. Proverò a portare avanti le voci, le sensibilità dei cittadini, che purtroppo,
poi si trovano magari in situazioni spiacevoli, costretti ad andare a fare estenuanti chemio, costretti poi magari a interrompere perché il fisico ne risulta disabilitato, e non sono così tante cose belle di cui parlare. Però il mio compito da umile cittadino sarà quello di ogni tanto cercare di mettere i riflettori su questo, e magari chissà, qualcuno magari potrebbe anche smentire dicendo: no, tutto bene. Va bene, nell'annuncio di ieri ci sono altri tre argomenti, li toccherò. Uno è sicuramente la situazione di povertà. Io parlo di Siracusa città, non me ne voglia la provincia. Siracusa è messa malissimo dal punto di vista provinciale nelle classifiche, ma credo ancora di più su Siracusa città. I casi, io poi ho il polso della situazione perché sapete il progetto riciclo contro per famiglie bisognose che porto avanti oramai da molti anni mi mette in una posizione, se possibile dire privilegiato così è, di confrontarmi con tantissime persone. Nell'ultimo trimestre ho avuto richieste di persone, tra virgolette, insospettabili per i motivi più disparati. Difatti probabilmente dovremo rivedere alcune regole. Una delle regole è quella di dichiarare, portare con sé l'ultimo ISEE. È anche vero che la persona che magari viene, faccio un caso di qualche giorno fa, e mi dice: guarda, signor Russo, io ho un ISEE di 38.000 euro. Capite bene che povertà non è solo non arrivare a fine mese. Povertà può essere magari quella che ti trovi all'improvviso a dover avere delle problematiche di cui non parlerò in questa sede, anche perché sono cose private, io cerco sempre di tutelare la privacy di tutti e tutte. Povertà è anche quella segnalazione fattami sabato sera, domenica mattina, adesso non ricordo, da parte di un cittadino, il quale mi segnalava una sua conoscente, la quale non riesce più, non può più lavorare, che ha dei problemi importanti. Nel frattempo la situazione familiare non è delle migliori, per cui si trova in questo periodo a dover dormire ospitata a volte da questo amico, a volte da questa amica, a volte da questo parente, a volte da quest'altro parente. Lì ieri, o ieri, nei giorni scorsi, ho provato a interfacciarmi con l'assessorato, con le politiche sociali, e forse siamo arrivati a trovare la soluzione. Ma qua, anche qui avanzo delle domande, è una signora, una donna, stessa cosa sarebbe stata se fosse stato un uomo, capitemi. La situazione degli uomini è sicuramente diversa perché esistono delle strutture di accoglienza che accolgono solo uomini, ma in queste strutture non tutti vogliono andarci perché poi mi hanno dimostrato in questi anni che all'interno di queste strutture comunque l'ambiente non è dei migliori, per cui alcune persone preferiscono dormire in macchina o comunque cercare di adeguarsi come meglio possono. So che sentite dire nel 2024 dormire in macchina sembra stonare a qualcuno, ma io vi posso anche garantire che in questa città, in questo momento, ci sono persone che dormono anche nelle grotte della Balzagradina. Penso che questo sia ancora peggio. Quindi c'è, come dire, per concludere, un momento di povertà critica in questa città che è davvero ad alti purtroppo livelli. Le istituzioni, secondo me, dovrebbero fare di più. La politica locale, io non parlo di quella nazionale perché non è il mio punto di interesse, dovrebbe spostare sempre più le risorse dagli sprechi enormi che vengono fatti in queste città di soldi pubblici per attività davvero, per attività che non hanno nessun tipo di senso, e trovare invece delle soluzioni idonee appunto ad aiutare gli ultimi. Io coniai tempo fa questo termine, gli invisibili Siracusa, che è anche una chat tematica WhatsApp, all'interno della quale cerchiamo
nel limite possibile, di aiutare le persone che magari possono avere delle esigenze particolari. Poi ci sono, e concludo, anche i casi buoni, diciamo quei casi di buon auspicio per il futuro. Ieri, qualche giorno fa, un amico mi disse, mi stava segnalando un altro amico che mi doveva dare una mano per quanto riguarda appunto gli ultimi, le persone bisognose. Ieri questo amico mi ha contattato dicendomi che aveva una culla foppa Pedretti da dare a famiglie bisognose. Fatto un giro di consultazione con i vari gruppi tematici, alla fine abbiamo trovato dove appunto collocare questa culla, che sarà appunto a disposizione di chi realmente ha bisogno appunto di una culla del genere. Quindi ben vengono i buoni auspici per il futuro e cercheremo di fare cose buone per questa città. Va bene, io oggi diretto un po' così, diversa, 0853 il codice stazione di oggi. Domani vi dirò cosa si vince, perché ancora non abbiamo definito. Ieri sera, purtroppo, ieri ha vinto l'amica Luana, che saluto e ringrazio. Perché la cito? Perché è siracusana. Le mie dirette non sono solo a Siracusa, anzi, sono sempre solo tutta Italia. E poi soprattutto è una delle nostre volontarie simpatizzanti del Comitato Artisti Siracusani, quindi quando vince qualcuno in casa sono molto più contento. Va bene, me ne vado a lavorare. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Dus. Ciao.